quanto baccano! Buongiorno, signori. Siamo Rosmarina, Pipi e Pupù. Questo lavoro ha due padri, due situazioni importanti. La prima è sicuramente il grande lavoro che io ho fatto all'inizio della mia carriera in questo settore con i bambini. Io ho lavorato con bambini di tutte le età per tanti anni, cercando proprio di noi costruivamo i film insieme e io cercavo il più possibile di limitarmi a essere un tecnico e dell'apprendere da loro tutta la loro costruzione del linguaggio, che è completamente diversa da quella di un linguaggio adulto. Per fare un esempio semplice, se io adulto devo andare da un punto A a un punto B, scelgo la linea retta. Il bambino no, il bambino fa un percorso stupendo, che è arzigogolato, fatto di ritorno indietro, fatto di risalite e discese, perché lo fondamentale per il bambino non è arrivare al punto B, ma è tutto quello che c'è tra il punto A e il punto B. E il secondo padre è Vincenzo Cerami, perché lavorando con Vincenzo, che ha scritto delle sceneggiature entusiasmanti sulla serie, commoventi per come lui si sentiva bambino ed era contento di lavorare, perché diceva: io riscopro il mio bambino di 6 anni quando scrivo queste storie. Bambini cari, vi ho portato il mio regalo. Il film che piace molto, prima ho visto un pezzo che piace ai bambini, che li vedevo veramente rapiti dallo schermo, ridevano, si muovevano, avevano paura e avevano le emozioni che il maestro D'Alò ha cercato di dare e ci è riuscito. Però è un film che non è solo quello, è che c'è uno spessore narrativo che secondo me piace anche ai genitori che accompagneranno i bambini al cinema, perché sennò infatti c'è lo zampino anche Vincenzo Cerami, che non è neanche l'ultimo arrivato. Molta paura! Questi tre bocconcini sono la mia cena. Pipì, Pupù e Rosmarina, come tutti sanno, è una serie a cartoni animati di successo dedicata ai bambini più piccoli, che è andata in onda sia su Rai 3 che su Yo-Yo, ma qui stiamo parlando di un'opera diversa, perché rispetto a quello che a volte succede di una serie televisiva che poi fa uno spin-off cinematografico, qui è un'opera essenzialmente autonoma, indipendente, che nasce dall'incontro tra i tre personaggi, poi è la conoscenza, il gusto di Enzo e di tutta la sua equipe di amici e creatori di incontro con la grande musica. Dove sei, sì, tu là, dimmi tu cosa vuoi, dove vai, vengo a prenderti. Non è un film per insegnare ai bambini la musica classica, non è semmai per avvicinarli, ma rimane per me almeno soprattutto un film d'avventura per bambini, che è un genere non così frequentato da noi, e noi siamo contenti di aver partecipato come Rai sin dall'inizio in tutto il progetto, e in particolare poi come Rai Ragazzi anche a questo film. Pipì, Pupù e Rosmarina in Il mistero delle note rapite.